una sfida per queste due squadre che è importantissima in palio. Ci sono tre punti che possono valere per la salvezza. Amici di Beppi TV, un saluto da Lorenzo Tassoni e benvenuti alla 27esima giornata di campionato di Serie D del girone F tra United Riccione e Real Monte Rotondo. Calcio d'inizio che è il Real Monte Rotondo a darlo. Tonelli, incontro, si libera bene di Meledandri, calcia Tonelli, primo squillo della partita al quarto minuto di gioco. Dentro di prima per Ferrara, fermato però poi Morai, conclusione dalla distanza da parte di Ricucci, ribattuta da parte di Rossi, l'attacco ancora però da parte del Monte Rotondo, chiusura però di Morai in calcio, mettere giù con il petto e poi andare a servire Chiesa che parte. Il lancio per Lisai che si trova in posizione regolare, vicino alla bandierina, deve proteggere il pallone, palla dentro per Caponi che può andare a puntare l'avversario. Caponi ce l'ha sul destro, cade per terra, dice di no Maresca, non arriva, allora ancora Chiesa, il lancio in avanti per Pellacani che si trova in posizione regolare, Pellacani a tu per tu con Benvenuti, Pellacani! Si rivora il gol dell'1-0. Fare Matteucci, Lisai lascia sfilare il pallone, ruba il pallone a Manca, poi raddoppiato Malvestuto, gli ruba il pallone ancora Manca, gioca indietro per Ricucci, dalla distanza calcia! E arriva il vantaggio del Real Monte Rotondo. Come sempre dalla bandierina Caponi, battuto corto per Lisai, gioca indietro per Pellacani che calcia alto. Conclusione direttamente in porto oppure cross in mezzo, sono queste le opzioni per il numero 9, fischia adesso Maresca, può partire Maio che va direttamente in porta, alto sopra la traversa, ancora Chiesa a riprendersi il pallone, Ndoi che va rilancio in avanti, Pellacani in posizione regolare, è più veloce dell'avversario, Pellacani, cross in mezzo per Maio che viene anticipato al momento della conclusione. In avanti, Ricucci con la testa, Manca mette giù, è libero, scivolata per Squerzanti che va a puntare Chiesa, ancora Squerzanti si libera molto bene di Chiesa, entra in area di rigore il numero 9, pallone messo in mezzo per Ricucci che non trova lo specchio della porta al limite dell'area, che va a puntare Calisto, Pellacani rientra sul mancino, cross in mezzo che può diventare buono dall'altra parte per Ferrara che mette giù il pallone in area di rigore, il numero 10, ancora Ferrara rientra sul destro, Ferrara cross in mezzo per la testa di Maio e poi non ci arriva Matteucci, dietro per Gianni, palla dentro per Squerzanti che con lo stop in area di rigore, Squerzanti sul secondo palo, ancora in avanti con la doppia parata da parte di Rossi, miracolo di Rossi su Manca, poi parte il contropiede dello United del Riccione, Silla fermato, Silla fallosamente in un primo momento, continua Silla, cross in mezzo, buono per Matteucci che ci mette la testa. Ti ho cercato molto in questo finale di partita, ma chiedo scusa, era Perrotta. Ora Squerzanti, prolunga per Perrotta in posizione regolare. Matteucci. Sbaglia Matteucci, recupera palla Cantiani, ancora Rossi, intervento decisivo a tenere a galla. Maio sponda, mette giù bene con il petto, calcia Maio. Alto il secondo tempo e arriva qua il primo, secondo e terzo fischio da parte di Maresca che mette fine alla partita tra United Riccione e Real Monte Rotondo con questi ultimi che si portano a casa tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza. Il gol vittoria viene firmato al minuto numero 36 da parte di Ricucci con un gol che con un tiro dal limite dell'area di rigore va a trafiggere Rossi.